Esiste un progetto di riqualificazione del Porto Piccolo. A che punto sono arrivati i lavori? Ne esistono diversi di progetti. Uno, quello più avanzato, interessa l'area di Porto Lachio, quello che a Siracusano è più noto come nome Porto Lachio. Siamo addirittura di arrivo, nel senso che il progetto esecutivo è stato consegnato da parte dei professionisti incaricati, giaceva sostanzialmente da un po' di tempo per le ben note vicende legate al patto di stabilità, per cui finalmente queste risorse ora si sono rese disponibili, per cui abbiamo appena finito l'ultimazione appunto di tutte le incombenze legate alla verifica del progetto, alla validazione, e quindi l'abbiamo spedito recentemente all'Ureca, che è l'organismo della Regione Sicilia che ha l'onere di indire la gara. Quindi siamo molto ma molto prossimi all'indizione della gara e quindi di conseguenza la possibilità di realizzare le opere. In che cosa consistono queste opere? Ma gli interventi sono intanto di sistemazione della parte a terra del waterfront del Porto Piccolo, che va dallo sbarcadero Santa Lucia arrivare fino a dove c'è la sede della Lega Navale. Quindi sosta pedonale, la possibilità di fruire, di vedere lo specchio acqua in modo decisamente più adeguato rispetto a un decoro urbano che deve essere sempre più presente nell'idea degli interventi di rigenerazione urbana che si fa nel centro storico, ma non solo nel centro storico. Quindi ripeto, ripavimentazione, forse la piantumazione di qualche senza arborea, sedute e quindi una riorganizzazione delle funzioni che sono presenti e che si affacciano sullo specchio acqua prossimo, insomma. A quanto ammontano questi lavori e quanto dovrebbero durare una volta consegnati? Dunque, ammontano a circa 1.700.000, adesso non ricordo perfettamente, ma insomma 1.700.000, tant'è che appunto la gara la fa l'Ureca, che è l'organismo preposto. Dureranno circa, mi pare, 15 mesi, 15 o 16 mesi, quindi possiamo ipotizzare che nell'arco di 18 mesi noi avremo l'opera finita. Gli altri due lavori? Sì, lì insistono due diversi procedimenti. Uno che riguarda la bonifica dello specchio acqueo che insiste dove c'è appunto il cantiere dei Calafatari, l'ex cantiere dei Calafatari. Quindi c'è un progetto di bonifica, inoltre c'è anche un progetto di sistemazione della parte a terra legata anche a una procedura un po' particolare, cioè una procedura concorsuale, quindi un bando internazionale che vede questo segmento del waterfront di Ortigia in continuità con il waterfront, diciamo, che va anche nell'isola di Ortigia, che comprende quindi un segmento dell'isola di Ortigia, e l'idea è quella, diciamo, a opere compiute, l'idea di connettere il waterfront alla pista ciclabile che viene intercettata in prossimità di Piazza Euripide, e quindi senza soluzione di continuità da Ortigia si può arrivare, mi piace dire, fino alla tornare di Santa Panagia.